Benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sentiremo cantare Squenzio. Squenzio, sei pronto? Oh, non canti più Squenzio, ho passata voglia. Che bravo, mamma mia! Benvenuti in questo nuovo video. Non mi ricordo se ho già iniziato a registrare. Oggi è il mio compleanno, sono invecchiata. Là dietro c'è un Ivan selvatico. Abbiamo già fatto un video insieme in cui spacchetto tutti i regali da parte di Sabrina. Andate a vederlo. E qui c'è la parte del regalo che mi hanno fatto invece i miei suoceri. Quindi un portafortuna e ci serve questo. E aspettate, mamma mia, che sonno! Giulino. Amore. Allora, ho fatto le unghie, vi faccio vedere. Questi sono gli smalti semipermanenti che mi ha mandato Sabrina. Questa olografica con questo coso qua, però non si vede, faccio vedere meglio il sole. E quest'altra c'ha proprio Bunny. Mamma mia. Adoro. Squanzio. Ah, così proprio. Mamma mia, quattro da bastone. Ecco, vi faccio vedere al sole. Guardate quanto è bello l'olografico. Cioè, bellissimo. Vi faccio vedere anche quest'altra. Aspettate che se imbecco il sole, non vedete niente. Eccoci qua. Amore? Dove sei andato? Dove vai? Dove vai? Come stai? L'altro giorno c'era mal di stomaco, poverino. È vero, abbiamo fatto i massaggini. È vero, amore? Vabbè, io vado via, eh. Me ne vado. Ciao. Vado via. Oh, amore. Oh, amore. Ma quante coccole vuoi? Quante coccole vuole questo cunicchio nano? Questo conigliettino nano, non passino? Bravissimo. No, c'ho da farle, dai. Poi ci coccoliamo. Allora, ragazzuoli, qui sorge un dubbio spontaneo in me. Meglio così, anche se mo stanno un po' così, ma tanto domani andando a piar sole, quindi non mi lavo, perché mi lavo domani, direttamente intendo i capelli. Oh. No, così anche no. Dai, gli do un senso, poi qua c'ho la vertigine, quindi comunque mi si aprono. Io mi piaccio in tutti e due i modi, sinceramente. Però adesso così per l'estate forse è più comodo. Non lo so. Vivo tema America. Fuori. 1-0. Per niente competitivi, si sta svolgendo questa manifestazione familiare. Sì, che c'è? Sta a doppio tiro? Ma perché vieni qua? Non la vuoi? No, 4-2 è toccata. Ma se siamo 4-2 3 ore fa? 5. Cambio vai! Ecco. Ci serve per le gare successive. Invasioni. Bacio, 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 bacio.
No, non l'ho visto, ripeat. Mi pare che sta meglio così, moriva. Allora, ciao, volevo farvi vedere alcuni regali di compleanno, scusate le condizioni, fa caldissimo, infatti ho preparato la vasca, più che altro per mio padre, perché a me non piace la vasca, mi inquieta invece di rilassarmi, però vabbè, approfitterò, la farò anch'io. Allora, vi faccio vedere da i miei zii, ho ricevuto questa maschera qui, un pezzo l'ho lasciato della... Un attimo, mi dicevo. Ho ricevuto questa maschera qui del marchio, vabbè, comunque questo qua, ok, per pelli pure, insomma, pelli grassi, acne, bla bla bla, veramente ottima. Infatti io ho quelle capsuline che per fare le maschere più di una volta, infatti è rimasto un po' di liquido e questa qui me la faccio stasera, me la rifaccio, perché è veramente ottima questa consigliata, marchio Intelligent Skin Therapy. Sto qua, veramente ottima, complimenti, c'è scritto pure da 99% di origine naturale, buona, regolazione acne, sebo, maschera in compresso, estratto di basilico, ottima, veramente, veramente ottima. E più mi hanno fatto anche questo porta tarte, vedete, a tema Natale, perché comunque anche se è giugno io amo il Natale e se ne sono ricordati, con questo set di tarte appunto della Yankee Candle. Questo qui, estivo. Allora, voi dovete sapere che io odio la frutta, nel senso che proprio mi sento male, mi fa proprio schifo. Lo so, è una brutta parola accompagnata al cibo, però ragazzi non so che cosa dirvi per descrivere di più il mio stato, perché mi è proprio da umidità. E devo dire che ero molto impaurita appena l'ho vista, invece le profumazioni mi piacciono tutte. E ve lo dico un attimo, perché se siete interessati, insomma, vi dico più o meno. Allora abbiamo Tropical, Starfruit, così, ok, e non sa di frutta in maniera, cioè sa di dolce, di buono, prestivo, non ve so descrivere meglio. The Last Paradise, questa qua, sempre tropicale però un po' più sul pulito, ma leggermente. Questa qui che è Moonlit Cove. Chiudo perché ho sentito che è entrato qualcuno, sicuramente ci disturberà come sempre. Questa qui è un pochino più, leggermente più maschile. Sa un po' di mare, ecco, non so se dovessi proprio cercare un aggettivo. Qui si è staccato il cosino, ok. E questa che è Coconut Rice Cream, buona anche questa. Quindi questo tutto qui. Altri miei zii mi hanno fatto questa borsa qua, molto carina, il marchio è questo, mi interessa, e è una borsa appunto leopardata, però non il solito leopardato, perché è sul pesca e l'azzurro. Vedete, con un fiocchetto che si può portare sia così che con la tracolla, molto carino e capiente, si apre così, qui c'è anche la cosetta, e la utilizzerò assolutamente al lavoro, stavo aspettando di farvela vedere per utilizzarla, infatti la utilizzerò subito. I miei suoceri mi hanno fatto questo mega boccione di magnoschiuma, buonissimo, ve lo faccio vedere perché è veramente profumatissimo. Ottimo, faccio vedere, sono 400 ml, Replay Stone, Supernova, non lo so, molto molto buono, sa proprio di profumo, buonissimo, veramente. Poi hanno fatto, c'era anche il portachiavi in forma di coniglietto, e questo qua l'avete già visto, che vi dico, sta già qui, oggi è 10 mi sa, e sta già qui. Le ho quasi finite, vedete? E vabbè, lo sapevo, mi conosco. E mia sorella col fidanzato mi hanno fatto una cosa stupenda, mi hanno fatto questo qui. Sì, lo so, ho 27 anni ma amo i Minions. E
sono impazzita, appena l'ho visto lo volevo, effettivamente, è troppo bello, troppo troppo bello, non vedo l'ora di farlo, ma assolutamente, troppo 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 bello, è il castello appunto di Harry Potter fatto in 3D. Il mio ragazzo mi ha fatto un power bank grosso così, di quelli buoni che hanno tipo 4 ricariche, cioè. Però ce l'ho nella borsa, quindi mo non mi vado a sta smucinare perché sto pure a metà posto, sto in ritardo, dovrò 50.000 cose. Penso vi farò vedere altre cosine, sì, qui ce fate caso, io faccio schifo perché sto sudando, sto a metà posto, infatti dopo mi faccio la doccia, mi rilasso, cioè provo a rilassarmi perché vi ripeto, a me la vasca non piace, però ci proviamo. Ciao ragazzuoli cari, allora da un pochetto che non registro, aspettate che... Olè, ero andata a trovare mia nonna a piedi perché sta qua vicino, ma lo sapete perché ve l'ho detto spesso. E volevo concludere un attimo questo video, anche se è un vlog comunque abbastanza vecchio. Scusate, sto tutta accroccata perché c'ho caldo. È un vlog abbastanza vecchio appunto che non ho più poi pubblicato, però ve lo volevo pubblicare. E volevo fare una clip comunque un pochino più recente, che è questa qui appunto. E volevo approfittare perché sto camminando, andando a casa, ma annoio fondamentalmente, quindi ho detto ma sì, registriamo la parte finale del video. Allora, volevo dirvi un attimo una cosina un pochetto più seria, perché sì, ho pensato su queste cose, ci ho pensato varie volte, perché ho sempre voluto parlare con voi, dire la mia e sapere anche la vostra su argomenti un pochino più importanti, no? Però ci ho sempre avuto il dubbio e sinceramente sono veramente curiosa di sapere la vostra nei commenti, e quindi in questo video approfitterò e ve lo chiederò. Aspettate che comunque ho delle occhiaie allucinanti, va bene, e mi fa male il braccio, fa malissimo il braccio. C'ho il vestitino di Shein oggi, le scarpe di Shein, la borsa di Shein, ma va. Appunto, il tema che volevo trattare appunto è sto maledettissimo Green Pass. Volevo sapere voi che cosa ne pensate di tutta la situazione in generale. Io vi dico come la penso, e ve lo dico anche, vi motivo bene la cosa. Allora, vi dico, io sono contro il Green Pass perché penso che sia una cosa stupida, e ovviamente adesso ve l'argomento, il mio pensiero, vi parla comunque una persona che si è fatta il vaccino l'altro giorno. Io fino all'ultimo non volevo farmi il vaccino, tuttora io non me lo volevo fare io, ok? Perché non sono stata tranquilla quando me lo sono fatto, non sto tranquilla nemmeno adesso, anche se io non ho avuto nemmeno una reazione, nemmeno il mal di braccio, proprio niente, non ho avuto niente, considerate che... il giorno che ho fatto il vaccino mi è venuto pure il ciclo, eppure non ci ho avuto proprio niente, nessun tipo di sintomo, nemmeno minimo. Quindi, cioè, detto ciò, mi dovreste dire, ma quindi perché dici così? Perché io comunque non sto tranquilla nemmeno adesso, perché comunque non so che reazioni ci possano essere, no? E per quanto ci stanno persone che magari dicono, vabbè, ma io non dico nemmeno... il discorso non è che non so che cosa c'è dentro, perché ovviamente, cioè raga, ma quando prendiamo le medicine, prendiamo qualsiasi cosa, sinceramente io non sono un medico, non sono in grado di andare a leggere gli ingredienti, a vedere perfettamente cosa c'è dentro, cosa non c'è dentro. Ok, quindi aspettate che chiudo il cancello. Ok. Oh mio Dio. Ok. E quindi questo, però volevo sapere una cosa. Un attimo da voi, vi faccio il mio ragionamento e poi voglio sapere voi come la pensate. Piccolo disclaimer molto molto importante, voglio sapere voi come la pensate qua sotto nei commenti, ma non voglio insulti, non voglio discriminazioni di nessun genere tra persone che hanno deciso di non fare il vaccino, che per ora non vogliono farsi, le persone che se ne sono già fatto, e non Novax, ragazzi, perché i Novax sono quelli che sono contro tutti i tipi di vaccino, quindi è pure sbagliato chiamare le persone Novax, ok? Se una persona non vuole fare un vaccino di questo tipo dopo una campagna vaccinale orrenda in cui hanno solo cambiato idea ogni giorno, detto cose sempre differenti, cioè secondo me è un ragionamento logico che una persona abbia un po' di paura nel farsi una cosa così,
Perché tutti gli altri tipi di vaccini che abbiamo fatto comunque erano stati non erano stati fatti così dal nulla e era passato diverso tempo, no? A meno che io sappia, è sempre andata così. Non erano vaccini fatti nel corso di un anno in questa maniera. Quindi è giusto rispettare anche gli altri, secondo me, come io tranquillamente rispetto chi da, fin dall'inizio ha voluto tranquillamente fare il vaccino. Aspettate che poso un attimo la borsa perché sennò non riesco. Quindi io rispetto tranquillamente chi ha voluto subito fare il vaccino e assolutamente non... Cioè, ragazzo, sono scelte, secondo me sono scelte. Perché io avevo paura e perché tuttora ho paura? Perché appunto non so gli effetti, perché sono una persona che ha diverse malattie genetiche, tra cui una che mi porta ad avere una predisposizione alla trombosi, quindi capite bene che sto così. Mi direte, vabbè, ma c'è più rischio col Covid? Raga, io ho scoperto che ho preso il Covid due volte, perché ho fatto il test, quello lì, il sierologico, come si chiama lui, per vedere quanti anticorpi c'avevo, tra l'altro ce ne avevo pochissimi, e appunto il risultato, sono risultata positiva a due ceppi, e quindi ho avuto il Covid due volte. E io l'ho scoperto solo una volta di avere il Covid, quando avevo detto che stavo in quarantena e tutto, semplicemente perché ce l'avevano i miei familiari e sono stata costretta a farmi il tampone. Quindi io l'altra volta che ho avuto il Covid non so nemmeno quando ce l'ho avuto, perché io sono sempre stata asintomatica. E pure col vaccino appunto non ho avuto sintomi. Se vede che io, che ne so, sono fortunata sotto questo punto di vista per questo tipo di vaccino e di Covid, via dicendo, che vedevo di, non lo so. Quindi non mi ha fatto niente nel Covid né il vaccino finora, famo corna però. Però comunque a strizza una ce l'ha, soprattutto se c'ha le patologie che ho io. Che poi sicuramente ci stanno persone che stanno peggio, raga, che hanno molte più patologie e che se la rischiano di più, però è giusto pure che uno non si consola, guarda all'altro e che pensa all'orticello suo, perché poi, come si suol dire, le chiappe sono le mie, scusate il francese, però è così, no? Quindi è giusto anche questo. Detto ciò, quindi questo è il morale con cui io mi sono andata a far vaccino è, ok, se muoio almeno sarò una testimonianza per le altre persone. Questo è il morale con cui io sono andata a far vaccino e vi dico tutto. Poi fortunatamente non mi è successo niente e per ora sto bene. L'ho fatto venerdì, oggi è martedì, mi ancora. E ancora niente per il momento, quindi che vi devo dire. Però sto vedendo un sacco di discriminazioni tra appunto chi ha il Green Pass e tra chi non si vuole far vaccino per qualsiasi maniera. Allora, facendo la piccola parentesi, che ovviamente le persone ignoranti ci stanno dappertutto, quindi sicuramente in tutte e due le fazioni ci stanno persone ignoranti che dicono cose comunque stupide, o comunque quando dico persone ignoranti che dicono cose stupide parlo di persone che a prescindere insultano, perché la persona X che dice tutti quelli che non si vaccinano sono deficienti, non capiscono niente, o il contrario, quindi tutti quelli che non si vogliono vaccinare, quelle per me sono persone, cioè... Quelle persone sono fine a se stesse, come se fate così sotto nei commenti, io ve cancello, ve lo dico, ve cancello, ve blocco, faccio qualsiasi cosa posso fare, perché è priva di senso di una cosa del genere. Quindi argomentare e dire il proprio pensiero è una cosa, insultare così è inutile, è sbagliato pure. E passate per scemi, fatevi noti, ma passate per deficienti, perché non c'è senso. E, in quel caso. Quindi vedo proprio, sto vedendo tanti video, solo che io ho fatto un ragionamento. Allora, perché sono contro, passiamo al nocciolo della questione, perché sono contro il Green Pass? Perché, ok, io vi dico quello che ho capito io sentendo in giro, quindi non so né un medico né niente, io vi sto solo a portare un ragionamento, non vi sto a portare la verità in tavola, perché tanto raga nessuno ve la può portare la verità in tavola, nemmeno il virologo più bravo del mondo, perché non c'ha la sfera di cristallo, a meno che ce l'ha, raga, se c'ha la sfera di cristallo, ben venga, la usasse bene però stavolta, perché... A quanto pare non l'ha saputo usare in questi ultimi tempi. Quindi io vi dico solo un ragionamento che ci ho avuto. Allora, è vero che il vaccino, quindi, tu mi stai dicendo che se io faccio il vaccino comunque posso contrarre il virus, però sicuramente lo prenderò in una maniera più leggera e praticamente le possibilità di sentirmi veramente male o comunque di andare all'ospedale o di rischiare la morte sono bassissime. Quindi praticamente il vaccino va a aumentare la mia incolumità verso il virus, giusto? È questo quello che fa. Quindi siamo tutti d'accordo che da quello che dicono, pure se io sono vaccinata, io che ho una dose e ho avuto il Covid, un'altra persona che ha fatto due dosi, qualsiasi altra persona insomma col Green Pass vaccinata, si può comunque prendere il virus, può comunque essere positiva e contagiare le altre persone. Ok, fino a qua. È importante fare il vaccino, io vi sto di quello che dicono,
quello che ho sentito io, che sento io da virologi tutti i giorni, perché tutti i giorni. È importante appunto fare il vaccino per abbassare la carica virale e prima o poi contenere il virus e far sì che non si creino nuove varianti. Quindi praticamente andare sempre di più a indebolire questo virus. Ok? Allora, se tu mi dici che il vaccino serve a questo, che noi ne potremmo uscire solo in questa maniera, e mi assicuri che praticamente i rischi sono molto 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 inferiori in confronto a le cose positive che ti può portare, scusate, non mi viene la parola, che ti può portare, i benefici che ti può portare invece fare il vaccino, io non capisco perché tu non me lo metti obbligatorio e ti prendi la responsabilità, perché a quel punto tu metti il vaccino obbligatorio e ti prendi responsabilità, parentesi, ovviamente obbligatorio tranne per quelle persone che hanno delle patologie per il quale non possono assolutamente fare il vaccino. Ragazzi, ci stanno purtroppo, e quindi non possiamo farlo tutti, è impossibile. Quello sappiate, proprio farlo tutti è proprio impossibile. Ok, quindi già a me sta cosa mi puzza. Perché non ti vuoi prendere responsabilità? Perché non si parla di tutte le persone che si stanno sentendo male? Perché? Cioè, queste sono le mie domande. Fatemi sapere se voi avete dato una risposta, perché sono molto curiosa. Perché mi state continuando a fare una propaganda del terrore in cui fate vedere che i contagi comunque stanno salendo, facendoci preparare, sicuramente ci vorranno richiudere, raga, stavolta, cioè, veramente, no, basta, perché uno poi deve andare pure avanti, cioè, io lo so che questo Covid ha fatto un sacco delle vittime, ha creato un sacco di disagi in qualsiasi modo, però comunque è stato paragonato, secondo me, alla peste bubbolica, cosa che secondo me non è. Bisogna uscirne, no? La gente deve pure andare a lavorare, deve pure portare la pagnotta a casa, cioè cose proprio facili facili. Quindi questo di perché non se ne parla? Perché fanno questa propaganda del terrore tutti i giorni di che i contagi salgono, mio Dio? Perché poi a me sinceramente, raga, che il contagio sale non me ne può fregare di meno, perché è un dato fine a se stesso. Perché se tu mi dici il contagio sale perché tot persone magari sono positive e sono pure asintomatiche come me, che non ci ho avuto niente. Ok, sono persone che stanno in quarantena positive, ok, che non hanno nemmeno un sintomo, o comunque sintomi banali. Perché dovrei avere il terrore? Non capisco, no? Perché allora a questo punto tu non mi parli delle persone che si stanno sentendo male per il vaccino? Perché ragazzi, ci stanno persone vicino a me che hanno avuto gravi malattie dopo il vaccino, che comunque i dottori continuano a dire che è impossibile che siano dovuti al vaccino, ma che ne sai tu di sto vaccino? Cioè, o comunque sei andata a indagare? Hai fatto delle ricerche per vedere se realmente non è stata colpa del Covid? Scusate, del vaccino? No. Perché non le fai? Perché non lo dici? O comunque vedo, io su TikTok, raga, cioè ve lo dico proprio, su TikTok, sui social, comunque vedo chi magari sta veramente male, che magari dice, ragazzi pure, soprattutto giovani, vedo, perché chi c'ha TikTok di solito sono ragazzi più giovani, che hanno fatto il vaccino e stanno all'ospedale ricoverati e che stanno a fare le indagini perché non sanno che c'hanno. Cioè, io ho già visto diverse persone, ragazzi a cui sono andati via il ciclo, ragazzi in Spagna, i telegiornali stanno a parlare di un sacco di ragazze che proprio hanno avuto problemi col ciclo mestruale, che gli si è modificato, che raga, non ci sarebbe niente di male, cioè, seppure magari è una cosa momentanea, no? E poi magari il ciclo si risistema e magari queste persone non ci hanno avuto niente e comunque escono e stanno bene. Ma perché non ne parli? Perché non ne parli? Mi sembra una cosa troppo strana, troppo strana. Quindi ecco perché io sono contro il Green Pass, sono contro in generale a queste cose qui, soprattutto perché cosa sta succedendo? Che si stanno creando delle fazioni in cui le persone vengono discriminate. Ho visto cose assurde, tipo persone che veramente al ristorante vengono messe di fuori e la persona non vaccinata dice, ok, io sono d'accordo che sto di fuori, non ci stanno problemi, però tipo pure a marchiare il tavolo, a mettere cose, cartelli, cose strane, che non cartelli, no, però tipo mette dei simboli, delle cose che facciano che capire che quella persona non è vaccinata, mi sembrano cose assurde. O comunque vedo video dei insulti, cose assurde, veramente, che stanno fuori dal mondo, secondo me. Quando poi, se tu volevi, perché se veramente questa doveva essere una scelta, tu potevi farlo, potevi rendere tutto questo una scelta, potevi mettere come hai messo i vaccini, potevi mettere anche i tamponi gratuiti, cosa che non hanno fatto. Non so se sapete che adesso ci stanno i tamponi rapidi che potete acquistare in farmacia e fa direttamente quelli pure, quindi tu
se tu mi dici che è veramente una scelta, no? Mi metti il tampone, cioè la cosa più logica secondo me, se tutto quello che dicono è vero, se, e sottolineo grandi, 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 grandi il se, tutto quello che dicono è vero, devi mettere obbligatorio il vaccino e prenderti tu la responsabilità, tu Stato. Ok, hai voluto fare quest'altra cosa? Secondo me l'hai fatta male, perché? Appunto, devi rendere gratuito sia il vaccino, come già è, ma anche dare la possibilità a tutti di poter fare il tampone. Ok? Quindi, cosa che non è stata fatta. O comunque, perché io... Perché le persone che non hanno il vaccino, ad esempio, non possono andare al cinema? Io conosco, raga, Luce a Roma, ma tanti cinema che magari hanno 14-20 sale, no? Che ci vuole a fare una o due sale adibite a queste persone che non hanno il Green Pass? Che ci vuole nei ristoranti a fare l'estate fuori e dice d'inverno vi voglio vedere fuori, raga, ma che d'inverno non ci siete mandati a mangiare fuori i ristoranti? Con i funghi o comunque con le come si chiama, le verande? Ci stanno i modi per fare le cose, se uno vuole le cose si possono fare, se potevano organizzare in maniera migliore, io non capisco. Fatemi sapere voi giù nei commenti che cosa ne pensate, vi dico sempre senza insulti perché sennò blocco tutto il mondo. Sono stata molto riassuntiva, spero che quello che ho detto si sia capito bene, veramente. Io spero che qua sotto non si creano cose strane. Io non mi sento né Novax né Provax né tutti quell'ax che si sono inventati. Io mi sento semplicemente una persona che ha ragionato, che è in questo momento specifico, storico, in cui comunque è successa una cosa del genere e in cui secondo me l'informazione non è stata corretta e non è stata sempre molto chiara. E quindi è normale che le persone si possano essere spaventate e che ci abbiano dei dubbi. Ok? Quindi... Tutto qua, io non sono contro chi si fa il vaccino, non sono contro chi magari per ora non se lo vuole fare o chi non se lo vuole fare, assolutamente, si può vivere in maniera civile comunque, anche per i ragazzi, no? Dice a scuola, io non voglio che mio figlio sta, fate delle classi a parte, fate una classe in cui ci stanno tutti i bambini che magari non ce l'hanno e un'altra classe in cui ci stanno chi ce l'ha, che ne so, o scuola, ma che ne so, i modi si possono trovare, se uno vuole realmente i modi si trovano, e che secondo me non si vogliono trovare. È stato molto comodo secondo me invece fare questa cosa qui del Green Pass, per comunque cominciare a metterti nella testa che no, tu puoi scegliere, ma in realtà non puoi scegliere perché se non te lo fai non puoi fare più qualsiasi cosa. Tra un po', da quello che ho capito, non potrei nemmeno più andare a lavorare, molte persone già non possono andare a fare il proprio lavoro, quindi quando tu mi dici che io non posso andare a lavoro, quindi non mi posso guadagnare il pane per mangiare per sfamare me e la mia famiglia, tu me lo stai rendendo obbligatorio. Quindi che cosa cambia? Quindi secondo me si stanno a mettere le mani avanti per far questa cosa qui e per chiuderci poi dopo, perché se non vedo altre spiegazioni. Sicuramente ci sarà un giro dei soldi, perché raga, fa sempre parte tutto da un giro dei soldi, quello è poco ma sicuro, perché sennò il mondo purtroppo va avanti per i soldi, le persone si muovono per i soldi, non si muovono per nient'altro, non si muovono perché gli fa bene, perché, cioè, non pensate che le cose si facciano per la vostra salute, per il vostro bene, se non c'è il ritorno dei soldi di solito non si fa mai niente, quindi state tranquilli su questo che purtroppo è così, non ti regala mai niente nessuno, ecco, purtroppo non ti regala mai niente nessuno. Quindi, niente, tutto qui, volevo chiudere il video, voglio veramente sapere cosa ne pensate. Io ho detto, non sono contro nessuno, questo è solamente il mio pensiero personale e io comunque ve l'ho detto, l'ho fatto perché mi sono sentita obbligata a farlo, che è comunque una sensazione orribile, raga, ve lo dico. Mi sono comunque sentita una cavia perché non mi sono mai sentita tranquilla per questo vaccino, per quello che ci hanno sempre detto, un giorno dico una cosa, un giorno dico un'altra, poi su internet vedi una cosa e dici non ne parlano, perché non ne parlano? O comunque usciti video e ho visto pure in TV virologi che hanno detto potrebbe essere che adesso cominciamo con la terza dose perché è finito il primo periodo di sperimentazione. Come, non l'avete fatta già la sperimentazione? C'è sto virologo, gli è scappato di che praticamente questa parte qui di vaccinazioni erano sperimentazioni, che secondo me lo è, perché per quanto lo possono aver sperimentato, boh, ripeto, raga, non so, mi dico niente, però è stato tutto troppo veloce, quindi mi fa storcere un po' il naso tutto. Niente, voglio sapere voi che ne pensate, senza insulti, senza niente, mi raccomando.
ci vediamo alla prossima. Scusate se sto video c'ha un finale così pesante, però purtroppo nella vita ci stanno pure queste realtà, quindi volevo veramente sapere che voi cosa ne pensate. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!